32esimo trofeo Mary Perman, ammiraglio Gioia Passione. Due parole sull'evento, sono d'obbligo. Beh, sulla scia di quella che ormai è una tradizione consolidata tra le manifestazioni del Golfo della Spezia, questo trofeo vuole ripercorrere quelli che sono ormai degli impegni che abbiamo assunto per valorizzare il meraviglioso Golfo dei Poeti. Intorno a quello che è l'evento fondamentale, il core della manifestazione, quindi le regate veliche, come sempre ci allarghiamo anche su degli altri eventi che danno prestigio a questa bellissima cornice del Golfo, quindi eventi culturali con mostre che vengono mantenute sia qui al Museo Navale che alle Grazie, con la rivalutazione della zona archeologica del Tino, veramente una meraviglia che grazie all'impegno della Marina e dei volontari ha potuto finalmente venire alla luce. E poi ecco una cosa alla quale teniamo molto, essendo diciamo noi un centro tecnico, è quello di poter avere una collaborazione intensa con quelle che sono le istituzioni scolastiche ed universitarie. Speriamo che nei laboratori che quest'anno saranno accolti in Piazza Verdi, quindi nel cuore della città di La Spezia, potremo avere una folta platea di studenti sia delle scuole superiori ma anche universitarie, nell'ottica di quella che è quella sinergia anche di carattere culturale che ha sempre caratterizzato uno degli aspetti fondamentali di questo trofeo. Non abbiamo trascurato nemmeno quello che è un aspetto che abbiamo sempre coltivato con attenzione e che è quello dell'inclusione, ospitando anche i diversamente abili, che in una dimensione tridimensionale questa volta, dal mare alla terra ma in cielo, riusciranno a compiere quella sinergia di testimonianza, ecco, a dare quella testimonianza della capacità di poter superare qualsiasi ostacolo. Naturalmente ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato, dalle forze dell'ordine, ma soprattutto il comitato dei circoli velici, i circoli velici che sono sempre di grande sostegno e che grazie alla loro capacità organizzativa e tecnica fanno sì che l'evento possa avere sempre un grande successo. Grazie a tutti, è stato anche quest'anno la conferma della possibilità di poter lavorare insieme. Grazie ammiraglio, quindi ci vediamo il 28 e 29 settembre alle Grazie. Cosa dire di più? Vi aspettiamo tutti e speriamo che il tempo ci assistano e che siano due giorni di festa.